adesso dobbiamo fare tutto. Sei pronto? Sì. Mi dica. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Cosa sta facendo? Pensate cosa stavo facendo. Stavo sfogliando i miei quadretti. Alcuni dei miei quadretti. Allora, avevo promesso che ve li avrei fatti vedere. Certo, tutti mi è un po' difficile, ragazzi. Però ne ho un po' qua. Allora, vi spiego. Logicamente voi sapete che io li ho dipinti in carcere, vero? Questo è uno dei miei preferiti, dico la verità. Sono ortensie, è molto delicato. Ho faticato per farlo, per costruirlo, stavo dicendo. Perché l'acquarello, quando deve essere delicato, è difficile da fare, almeno per me. Quindi questo sono ortensie. Passiamo oltre. Questo è un tramonto, tramonto, alba, come vogliamo chiamarla, tanto il sole si alza, poi la sera se ne va, come me, mi alzo e me ne vado. Come qualcos'altro. È vero? Sì. Anche come gli uccellini, molti uccellini di molte persone che sicuramente l'uccello conoscete paguro. Voi, si alzano, quelli che si abbassano, si abbassano, poi non si alzano più. Vieni Mario, vieni, grazie. Prego, Mario, ho chiesto un caffettino, ma Mario è sempre ovviamente molto sollecito. Pascucci, grazie, ovviamente Pascucci, ci mancherebbe altro, solo Pascucci, altro che qua, della mia terra, vero? Bene, questo è il mare con le barche. Io sono molto attratta dal mare, anche se, pensate, io non so nuotare, ho paura dell'acqua. Evidentemente in un'altra vita sono morta annegata, non lo so. Però il mare mi piace molto, moltissimo. Andiamo oltre. Un altro tramonto. Questo è una specie di laghetto che si trova vicino a casa mia. Ecco, questo. Mi piace molto, dico la verità, piace a me, non so se piace a voi. Anche a mia figlia piaceva tanto questo, forse perché gli ricordava casa, queste cose. A volte usavo anche il sale con l'acquarello, è una tecnica che mi sono inventata perché un giorno avevo bagnato troppo il foglio e il foglio gocciolava da tutte le parti e in carcere avevo una ciotola di sale che avevo appena utilizzato per la minestra. Allora ho acchiappato questa ciotola del sale, l'ho buttata proprio sul foglio, poi mi sono pentita, mi dico cavolo, adesso devo buttare tutto. Allora, intanto che facevo così, perché se ne andasse il sale, che poi non se ne andava perché logicamente essendo il foglio bagnato il sale era rimasto attaccato, e l'ho lasciato lì. Quando il sale era asciutto e l'ho buttato, mi sono resa conto che veniva bene, era carino. E allora l'ho utilizzato altre volte in altre situation. Bene, questa è, secondo il mio punto di vista, non lo so, potrebbero essere le Maldive, potrebbe essere, non lo so, non le ho mai viste, quindi non saprei dirvi, un'invenzione mia. Bene, quest'altro è un castello che ho copiato da un giornale, sono sincera. D'altra parte, cioè, non è che nella mia mente esistessero i castelli e tutte queste cose qua. Qui ho utilizzato il sale, non so se si vede, non credo, bisogna vederli di persona chiaramente. E questo è comunque un altro mare, tramonto molto rosso. Questi sono, è qui molto sale, questi sono i girasoli, puntini. Si vedono, sì. I puntini. Esatto, sì, perché poi il sale asciugando logicamente lascia tutti i punti, no? E sembra fatta appositamente, sembra che la carta sia tela, invece non è, è carta. Questi sono girasoli, fiori che a me piacciono moltissimo. Questo è un panorama che da casa mia si vede almeno due volte l'anno, il grano con i papaveri. Grano, papavero, un bel cielo azzurro come soltanto a Castel del Rio esiste, e vai. Questa invece è neve, come potete ben vedere, e uno, a me piace molto questo, perché la neve è sempre comunque molto bella fin tanto che è immacolata, dopodiché quando si sporca poi ovviamente è come la persona, no? Quando è lercia fa schifo, cosa volete farci? Io ne vedo tante. Come la neve a Milano, no? La neve a Milano, sì, vabbè. È un po' una merda. È un po' una merda, certo. Se poi parliamo delle persone che non si lavano, ragazzi,
Io ne faremo un altro video. Sì. Noi ecco, abbiamo modo di... Vero? Di farli. Sulle puzze. Questo guardate che vele. Ah, qui mi sono sentita veramente un pittore, dico la verità. Guardate che vele bianche. C'è anche una mosca che, ecco, che apprezza. La mosca non è bianca. La mosca è una brutta puttana che viene a rompere le palle a noi. Sì. Vanamarchia, sempre Vanamarchia, ragazze, non crediate che la galera l'abbia smorzata, perché non è così, eh? Anzi, l'ha rafforzata, d'accordo? Andiamo avanti, via! Che bellissimo, l'hai saltato. Ah, ma sai, sono tutti carini, insomma, no? Questo è, sì, un paesaggio. Se no, fagli scorrere. Facciamo scorrere. Facciamo scorrere, sì, certo. Questa, vabbè, è casa mia. E questa è un di casa mia. E così piacciono molti tramonti a Vanamarchia, come avrete visto, no? Guarda che roba questo. Ah, questo è troppo bello. Non lo venderò mai, mi sa. Bello, bello, bello come il sole. Come il sole che sta andando. Va, se ne va. Vi saluta e se ne va. Il sole. Io no, rimango qua. Questo invece sta arrivando. Sole che arriva. Bello, stupendo, questi vabbè i cipressi della Toscana, Toscana meravigliosa come tutta l'Italia se vogliamo, anche se non l'amo più come una volta. Questo è uno dei miei preferiti e questo è venuto un pittore molto importante alla mostra domenica e mi ha detto che questo veramente vale un premio. Dico, ma a me, già che lei me l'abbia detto, per me è già un grandissimo bel premio. È molto bello davvero questo. E l'ho fatto in un momento che ero felice e triste allo stesso tempo, perché era appena venuto mio marito e mia figlia. C'era data anche. Sì, erano venuti a colloquio. 7 giugno. Erano venuti a colloquio e poi ero stata molto felice, no? Quell'oretta di colloquio. Quella misera ora di colloquio, poi se ne andavano e io dalla mia finestra con le sbarre salutavo piangendo, facendo finta di ridere, ovviamente no, e dopo mi sono messa a dipingere ed è uscita questa cosa che è molto bella effettivamente. Questo è un mare forse indiano dico io, non saprei, coloratissimo, perché come avrete visto io amo molto i colori, mi piacciono i colori. Bene, questo invece è molto più delicato, sempre un paesaggio. Questo è, vabbè, una cosa un po' così, non è che mi piaccia più di tanto. Questo ha vinto il primo premio in carcere. Allora, voi dovrete sapere che in carcere c'erano 1000 persone che dipingevano come carcerati, facevano una mostra una volta all'anno e venivano anche pittori da fuori, da Bologna, da Ravenna, mi ricordo, da Rimini, qualcuno da Milano, eccetera, e quindi dipingevano con noi e avevamo 2 ore di tempo per inventarci un qualcosa. Io mi sono inventato questo e non avrei immaginato mai, però ho vinto il primo premio, grazie. Questi sono fiori, non è la mia massima aspirazione, non è la natura così morta, non è. Qui sto rovinando tutto, come vedi, ecco. Poi vediamo, sempre molto sole, molto mare, sole, questo è uno dei miei preferiti. Questo è il preferito di mia figlia. Non so voi come lo vediate, questo a mia figlia piace moltissimo. È una tonalità di verde, praticamente ho utilizzato un unico colore, uno, quindi diluendo di più, di meno, di più, di meno e ancora di più, un solo colore ed è uscita questa cosa che insomma non è male, almeno così mi dicono e così credo anch'io, che non sia proprio male. Bene, questi sono cammelli nel deserto, e vai, andiamo a cammello, ragazzi, me va tante che camicchi passano da qui, hai quanti cammelli che vedo in questi giorni passare di qua. Bello questo è molto particolare,
sì, molto strano. Questo andrebbe bene in una casa super moderna, secondo strano, il mio punto di vista, sì, con una bella cornice di gesso, e vai e non ti fermare mai, perché la vita è una cosa meravigliosa. E allora divertiamoci e dipingiamo, d'accordo? Vai, ecco, così. E insomma, questi sono i miei generi, ragazzi. Non è, voi direte, ma sono tutti uguali. Non è vero che sono tutti uguali. Certo, ogni pittore, come avete visto, mi do già le arie da pittore, ha il suo genere, no? Il mio genere è dipingere acquarello, mare, sole e così. Mi hanno detto di provare a fare le persone, non provo perché non mi interessa. I Cristi e le Madonne? No, non mi interessa. No, mi piacciono molto, però non mi sento all'altezza. Mi piacciono quelli che sono dipinti da veri pittori, quelli che sono in chiesa, quelli sì, mi piacciono molto, però io non. Io nella vita ho sempre fatto le cose che so di poter fare. Quelle che mi sento veramente una merda non le faccio. Ok? Allora andiamo avanti. Giorgio ride, c'è questa proprio matta. Matta. Questo è bello, ragazzi. Oh, sì. Questo è bello tanto, vero? Quelli sul verde sono proprio belli. Sì. E pensare che sai che mi hanno detto diversi pittori veri, quelli che proprio vendono i quadri a 50.000, 100.000, eccetera, che il verde è il colore più difficile da utilizzare. Il verde è molto difficoltoso. Sarà per quello che a me piace utilizzarlo, perché poi io amo le sfide e quindi io voglio sfidare anche il verde. Questo è molto bello, questo è bello, è proprio una serata di tempesta nera al mare, quindi il mare è molto scuro, molto nero, un blu scuro. Bello. Difficile da fare, sì. Vai, vabbè. Qui li ho quasi finiti. Le palme, se piovessero. Le palme di notte, vedi, le palme di notte sono. Queste sono delle ciminiere fumanti, e quindi sul rosso così. Questo è sempre tutto un verde. Anche questo verde. Sì. E con questo, fine. Ragazzi. No, non sono finiti. No, vabbè, non sono finiti, però qui questi sono finiti, sono tanti, ragazzi. A casa ne ho tantissimi. E poi c'è quello nuovo. E poi c'è quello nuovo, e quello nuovo non è mai asciutto, veramente. Cioè io non avevo mai utilizzato i colori ad olio, ero a casa, in vacanze, ho provato. Ne ho fatto uno grande di 1 metro per 1 metro, e per essere il primo è riuscito molto bene. Forse quello non lo venderò mai, non lo so se lo venderò o no. Comunque sì, mi piace. C'è sul sito, sì. Bello, colorato, con colori allegri, anche perché secondo me è il primo della mia libertà. Signori, io vi ringrazio per avermi sopportato e ammirato, forse criticato, non lo so. Io accetto anche le critiche con molto piacere, anche perché con le critiche si imparano tante cose, quindi vorrei imparare delle cose. Se c'è qualche pittore mi dà qualche suggerimento, sarei davvero molto contento. Grazie, a dopo. Arrivederci.